Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha consegnato il Pegaso d'Oro alla memoria di Giampiero Maracchi, scienziato e climatologo, presidente dell'Accademia dei Georgofili, ideatore dell'AMMA, il laboratorio per la modellistica ambientale a cui sono affidate ancora oggi le previsioni del tempo in Toscana. Maracchi è morto l'11 marzo 2018 all'età di 75 anni. Il Pegaso è stato preso in consegna dal figlio Tommaso. Ha collaborato moltissimo con la Regione Toscana, è stato uno dei fondatori dell'AMMA, che è un importante istituto che abbiamo creato insieme all'Università, e poi è stato un grande divulgatore, è sempre riuscito con un linguaggio semplice a spiegare anche in televisione cose complicate. Ed era un convinto assertore dei cambiamenti climatici. Durante la cerimonia, il professor Maracchi è stato ricordato da tre suoi allievi e collaboratori, Antonio Raschi, Simone Orlandini e Bernardo Gozzini. Lui ti mandava, diciamo, alle volte allo sbaraglio, fra virgolette, però lo faceva sapendo che poteva contare sul fatto che tu avresti trovato qualche soluzione o una modalità di uscita da dove ti mandava lui. Quindi alle volte ti trovavi nella mischia e nel tentativo di riuscire a navigare in mezzo alla mischia riuscivi a uscirne, e lui apprezzava le capacità con le quali te ne uscì. Oggi le istituzioni create per l'attività di Giampiero sono ancora vive, vitali, utili, utilizzate da tutti, e quindi è un riconoscimento, mi verrebbe quasi a dire, dovuto.